Noi stiamo soltanto cercando di concretizzare le tante cose che sono state dette e che adesso vanno fatte. Qui abbiamo una serie di problemi oggettivi, artigiani, ristoratori, il mondo del turismo in ginocchio, il mondo dell'export. Queste persone hanno bisogno semplicemente che arrivino i soldi, perché poi, guardi, io sono anche su una linea un po' diversa da quella di tanti altri che dicono sarà una strage. La strage purtroppo c'è già stata. La prospettiva futura è molto intrigante. Io credo che l'Italia potrà fare grandissime cose nei prossimi anni, perché il mondo del post-coronavirus può ripartire davvero da quei valori fondamentali dell'Italia. Quindi io sono un ottimista, la gente tornerà a Firenze, a Venezia, a Roma, torneremo a portare i nostri prodotti e la gente ha capito che quel mondo sovranista senza scambi, quel mondo sovranista fatto di muri non funziona ed è triste. Quindi io sono molto ottimista sul futuro. Ma ci sono 6 mesi, un anno, in cui se non si interviene la gente muore di fame. Allora, in questi 6 mesi, un anno, quello che sarà, abbassiamo le polemiche. E in questo mi sento di dire che è giusto ciò che viene detto quando si richiama alla concretezza.